Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo con cieli sereni. In montagna, bel tempo con cieli sereni. Ben trovati alla nuova puntata di Mattina Live. Apriamo questa giornata facendo un focus sulla politica nazionale, tanti temi, ma soprattutto tanti i problemi a cui il nuovo governo dovrà guardare dopo la fiducia ottenuta dalle Camere. Per commentare dunque gli scenari attuali abbiamo invitato il nostro primo ospite, già qui in collegamento con noi, il buongiorno a Gianluca Cantalamessa, rieletto deputato della Lega all'ultima elezione. Onorevole, buongiorno, grazie di essere qui con noi quest'oggi. Buongiorno a lei, un saluto a tutti i telespettatori, grazie per l'invito. Una piccola precisazione: sono stato eletto al Senato, quindi non più deputato ma senatore, giusto per la cronaca. Grazie e complimenti, ecco, per questo riconoscimento, ecco, per questa nuova sfida che appunto la riguarderà in prima persona, onorevole, ma tante in realtà sono le sfide che anche il nuovo governo si appresta a portare avanti. Ieri tra l'altro la Meloni ha ottenuto la fiducia al Senato dopo il passaggio alle Camere. Possiamo finalmente iniziare questo nuovo esecutivo? Decisamente sì, io credo che i numeri, i tempi, la velocità con la quale, con i quali e con la quale è nato questo governo siano la prima risposta. Dopo 10 giorni dalle elezioni si è insediato il nuovo Parlamento e dopo 18 giorni abbiamo votato la fiducia. Nel 2013 il governo Letta ci mise 44 giorni per far insediare il nuovo Parlamento e 63 giorni per votare la fiducia, quindi 107 giorni contro 28. La velocità è dettata chiaramente da una coesione delle forze che compongono la maggioranza, ma al tempo stesso anche la perfetta consapevolezza del dover dare delle risposte immediate ai cittadini per tutti i problemi che ci sono, a cominciare dalla crisi energetica e la crisi economica. Quindi grande ottimismo, ma anche tanta responsabilità, perché sappiamo che ci sono tanti problemi che stanno attanagliando la vita delle famiglie e delle imprese italiane. Lei che si trova a Roma, io le chiedo anche un po' che aria si respira, c'è la percezione davvero di una aria di cambiamento imminente, nel senso si sta avvertendo un nuovo segnale anche di ripartenza, quello che lei può percepire naturalmente lì sull'ambiente? Sì, decisamente, perché nasce dopo vari anni un governo politico, nasce un governo, torna al governo dell'Italia il centrodestra. Un segnale per esempio potrebbe essere il fatto che dopo tanti anni il Ministero dell'Economia sarà guidato da un politico, e quindi, fermo restando la gratitudine che esprimiamo a tutti i tecnici che hanno gestito il Dicastero dell'Economia, ma io credo che sia un segnale importante che il Ministero dell'Economia sia stato affidato a Giancarlo Giorgetti, politico, voglio dire, riconosciuto e apprezzato da tutte le forze politiche, perché finalmente la politica può tornare ad avere quel ruolo di visione e poi di realizzazione di progetti e soprattutto di impegni che ha assunto nei confronti dei propri cittadini. Quindi sicuramente una bell'area, seppur consapevoli del momento di difficoltà che stanno vivendo tante famiglie e tante imprese. Esatto, le chiedo se però vi siano ancora difficoltà, no, proprio all'interno dell'area del centrodestra, perché la maggioranza sicuramente ha ottenuto dei numeri molto solidi, però c'è ora da conciliare un po' le anime, no, dei leader, cioè leader Salvini e anche Berlusconi, che dovranno, gioco forza, fare comunque un passettino indietro. No, ma non è una questione di passo indietro, perché nel centrodestra c'è sempre stata questa regola che la persona, il partito che prendeva più voti, esprimeva poi il Presidente del Consiglio. Quindi questa è una cosa acclarata. All'amica Giorgia Meloni il compito di
coordinare e guidare la coalizione di centrodestra. Noi daremo tutto il nostro supporto in maniera leale, costruttiva, come anche Forza Italia. Il discorso di Berlusconi ieri nella dichiarazione di fiducia credo che sia un segnale distensivo in tal senso, per cui il centrosinistra vorrebbe vedere una crisi all'interno del centrodestra che non c'è, ripeto, e lo testimonia il fatto che ci abbiamo messo 40 giorni in meno rispetto al centrosinistra nell'ultimo loro governo per formare il governo. Quindi ottimismo su quel che riguarda la condivisione di idee e di valori. Poi è chiaro che ci saranno più proposte, ma ci saranno anche all'interno degli stessi partiti più proposte sullo stesso tema. Ci sarà un ragionamento, ma dare delle proposte quando si va al governo è un dovere e non è un diritto. A proposito di proposte, per l'appunto la proposta di ieri della Lega è quella di fissare il tetto massimo di spesa a 10.000 euro. La Meloni ha detto di sì, io però le chiedo in primis che risultato, ma soprattutto che benefici, vantaggi potrebbe restituire questa misura all'intero paese. Allora, diciamo una cosa, che ieri il Premier Giorgia Meloni lo ha ricordato molto bene in aula al Senato. Non c'è alcuna relazione tra l'uso del contante senza limiti e la corruzione e l'evasione fiscale. Questa frase è stata detta da Padoan quando era ministro dell'economia del PD. Del resto basti pensare ai paesi accanto a noi, penso alla Germania, penso all'Austria, che non hanno limiti al contante e non hanno un problema di evasione come esiste in Italia. Quindi ritorniamo ad una, posso dire, al fidarci delle famiglie e delle imprese italiane. Chi sbaglia deve pagare duramente, ma togliamo questa presunzione di colpevolezza nei confronti delle imprese italiane che c'è stata da parte di una politica del centro-sinistra per tanti anni. Chi sbaglia paga e deve pagare anche in modo salato. Certo, però il rischio, come diceva lei, però... Ma smettiamola di perseguire tutti i cittadini e tutte le imprese per bene. Diceva giustamente, facendo notare anche lei, come in realtà questa misura potrebbe suscitare un po' polemiche, perché da qui il rischio ad una vera e propria evasione fiscale, il che non sarebbe sicuramente favorevole per lo Stato. No, ma non c'è, voglio dire, a dirlo è stato Padoan, il ministro dell'economia del PD, non c'è relazione tra l'uso del contante e l'evasione, e a dirlo lo ha detto il ministro dell'economia quando, diciamo, era in carica il governo PD. Ripeto, in Germania non c'è alcun limite al contante, in Austria non c'è alcun limite al contante, e poiché noi abbiamo una moneta unica con tutta l'Europa, penalizzare gli italiani con un uso del contante limitato rispetto agli altri, facciamo un doppio danno, ma è un problema ideologico del centrosinistra che ha sempre ritenuto le imprese colpevoli aborigine, per cui ci sono state una serie di limitazioni. Ripeto, famiglie, cittadini e imprese che sbagliano devono pagare, ma torniamo a fidarci degli imprenditori italiani perché sono gli unici che possono risollevare l'economia in questo paese. Senta, a proposito della Lega, e quindi tornando anche un po' sul nostro territorio rispetto in relazione a quella che è stata l'ultima tornata elettorale, il risultato non è stato strettamente in linea con le aspettative, no, della stessa Lega. Ci si aspettava un po' di più anche soprattutto per il Sud, perché è proprio lì che probabilmente bisogna ancora lavorare. Ma noi abbiamo pagato in termini elettorali una scelta di responsabilità quando siamo entrati al governo o con il Premier Draghi. Lo abbiamo fatto sapendo che in termini elettorali non saremmo stati premiati, ma l'abbiamo fatto per una responsabilità nei confronti di tutti gli italiani, perché ricordo che se il DDL Zan, lo Ius Scholae, la riforma fiscale, la riforma fiscale o la riforma del catasto non sono passate, e grazie alla presenza della Lega al governo. Aggiungo che per quel che riguarda per esempio la Campania, in Campania 6 anni fa questo partito non esisteva, oggi ha un parlamentare europeo, 3 parlamentari italiani, 4 consiglieri regionali, 4 consiglieri provinciali, 180 consiglieri comunali e 14 sindaci. In 4 anni tutte persone per bene, quindi il dato dal quale partiamo e che stiamo consolidando è sicuramente un dato molto positivo. Su cosa bisognerebbe lavorare però per sfondare pienamente al Sud, secondo lei? Con progetti locali, ma credo che a noi non interessa sfondare, a me interessa dare risposte ai cittadini, e il fatto che stiamo puntando su amministratori locali, le ripeto, in 5 anni arrivare a 180 consiglieri comunali, 4 consiglieri regionali, 4 consiglieri provinciali, significa ramificarsi per portare quella buona amministrazione
tipica in tante regioni, dove i cittadini purtroppo sono stati abituati con un centro-sinistra a essere comprati da una politica che ha sfruttato la fame delle persone. Noi vogliamo puntare sul merito delle persone. A proposito, ecco, di fame delle persone, effettivamente uno dei primi problemi cui il governo dovrà fronteggiare riguarda proprio l'aspetto economia, tante le problematiche, no, causate in questo momento sicuramente dal caro energia, ma al caro energia c'è comunque la crisi economica che vede il rialzo vertiginoso, no, dell'aumento dei prezzi delle materie prime. Come risolvere questo problema? Perché presumiamo che questo problema riguardante le famiglie, le imprese, la popolazione intera non va posticipato, bensì risolto nell'immediato. Sì, la nascita del governo interviene in tempi così rapidi è proprio per dare delle risposte. Il fatto che già si sia riunito un consiglio dei ministri e si sia votato meno di un mese fa e oggi si riunisce un altro consiglio dei ministri dà il senso proprio reale di quanto l'attenzione debba essere alta. Esistono due tipi di risposte: una risposta nell'immediato che deve essere data a livello italiano, a livello europeo, e una risposta nel medio e nel lungo periodo che punti a un'autonomia energetica che in Italia non c'è per tutti noi ideologici del centro-sinistra, perché se non abbiamo nucleare, se non abbiamo rigassificatori, se non abbiamo termovalorizzatori, se su 1300 impianti di estrazione di metano esistenti in Italia 800 non funzionano, è perché il centro-sinistra ha detto sempre di noi ideologici ed è facile fare filosofia quando a pagare il conto è qualcun altro, in questo caso i cittadini italiani. La Lega in campagna elettorale ha proposto uno scostamento di bilancio per dare delle risposte immediate, per contingentare l'aumento della vendita, diciamo l'aumento sul prezzo finale delle bollette. Chiaramente adesso siamo al governo e quindi dobbiamo vedere con le altre forze politiche. È chiaro che se si riesce ad evitare di fare nuovo debito pubblico è preferibile, ma le imprese e le famiglie devono avere risposte oggi. Oggi tra sei mesi è tardi e quindi se rispondiamo tra sei mesi poi avremo un aumento del debito pubblico per pagare cassa integrazione e NASPI. Allora il coraggio di fare scelte difficili in questo momento, ma se ci sono delle imprese che hanno bisogno di ossigeno, l'ossigeno va dato oggi. Tra sei mesi sarebbe tardi e ne saremmo, diciamo, responsabili. Quindi io sono convinto che il governo nel giro di 15-20 giorni uscirà con una serie di risposte nel breve che poi non devono sostituire quelle nel lungo periodo, perché dobbiamo puntare a un'autonomia energetica. Noi ce l'auguriamo, anche perché lo diceva anche lei, non c'è tempo per farvi filosofeggiare, non c'è tempo, ecco, per fare in modo che le aziende possano andare in default. Ci vorrebbe un'iniezione effettivamente di liquidità, ci dovrebbero aiutare le famiglie intere, tutti, ma ancora maggiormente al sud. E allora noi siamo anche un po' preoccupati, onorevole, perché ci sono molte polemiche che si sono levate per il fatto che il sud è stato un po' escluso dall'agenda politica di questo nuovo governo. È veramente così? C'è da preoccuparsi per il sud? Ma guardi, noi abbiamo innanzitutto due ministri che sono campani, il ministro Matteo Piantedosi, il ministro dell'Interno, e Jenny San Giuliano, il ministro alla cultura. E quindi immaginare che nella regione dove ci sono gli scavi di Pompei, la Reggia di Caserta, gli scavi di Ercolano, gli scavi di Pessu, si abbia un ministro della cultura napoletano, orgogliosamente napoletano, e in una regione dove ci sono tanti problemi di sicurezza, avere un ministro campano, credo che sia invece lo segnale in maniera esattamente opposta rispetto a quello che il centro-sinistra vuole paventare. Poi di sud non si deve parlare, bisogna dare risposte. Il fatto che il 40% dei fondi del PNRR siano stati destinati al sud con la firma della Lega, il fatto che il Salva Napoli abbia avuto la firma della Lega, il fatto che su 60 miliardi di fondi PNRR per le infrastrutture 34 siano stati destinati al sud, quindi più del 50% solo alle 5 regioni meridionali, sono le risposte pratiche, concrete, fattive e numeriche a chi vorrebbe che questo governo non si preoccupasse del sud, per cercare di dare delle risposte ai propri dirigenti di partito che sono stati sconfitti dai cittadini da nord a sud. Mi perdoni, però i fondi dei PNRR adesso sono a rischio comunque per lo stesso sud, perché gli stessi devono essere comunque ripensati, c'è adesso una rimodulazione, no, dei fondi del PNRR, quindi le chiedo se sono al sud
e qualora non dovessero essere, se siano gli stessi in grado e possono abbassare per ridurre il divario rispetto al settentrione dell'Italia? Allora, noi abbiamo un problema per tutto quello che riguarda i piani del PNRR, perché i piani del PNRR sono stati fatti quando, prima della crisi economica, prima della crisi energetica e prima della crisi russo-ucraina, della guerra russo-ucraina. Quindi è chiaro che vanno adeguati, ma non vanno adeguati in una misura anti-nord o anti-sud, perché l'Italia è unica e o si salva tutto insieme o affonda tutto insieme. Abbiamo un problema che questi piani sono stati fatti con dei business planning, con dei piani di costi che oggi sono stati stravolti, per cui bisognerà chiedere in Europa, insieme ad altri paesi, una rimodulazione e probabilmente, per quel che mi riguarda, parlo anche a titolo personale, un allungamento dei tempi, perché altrimenti rischieremo di non cogliere tutte le opportunità del PNRR. Ci aiuti a capire se a questo punto non vi sia bisogno proprio di un piano specifico per il Sud, penso per l'appunto a tutte quelle aziende che di qui a Natale potrebbero dichiarare fallimento. E sappiamo quanto il tessuto imprenditoriale sia numeroso, no? Le piccole e medie imprese nel nostro sud. Sì, ma il discorso delle imprese vale per tutti. Noi abbiamo, cioè vale in tutta l'Italia, noi abbiamo delle misure, ripeto, il fatto che i primi tre motivi per i quali le imprese soffrono al sud sono carenza di infrastrutture, costi di energia e incertezza del diritto. Sulla carenza di infrastrutture, che è la prima voce, noi abbiamo messo 34 miliardi su 60 al sud, quindi è la prima risposta, perché se un'azienda che produce ortofrutta nell'agro macerino sarnese deve fare quattro strade bucate, piccole, strette, per consegnare in aeroporto quella merce che deve portare, mentre in altre parti d'Italia le strade che sono perfette sono collegate all'aeroporto, è chiaro che noi paghiamo un debito. Noi abbiamo finanziato in una misura oltre il 50% per le regioni meridionali sul piano infrastrutturale. Abbiamo tante altre voci fatte ad hoc per il sud. Adesso agli amministratori locali, e qui apriamo una nota dolente con un governatore che invece si preoccupa di organizzare le marce della pace facendole pagare ai cittadini piuttosto che dare risposte agli stessi, poi toccherà agli amministratori locali trasformare quello che stiamo facendo noi a Roma perché i territori del sud riescano finalmente a ripartire. Vabbè, su questo argomento invitiamo la controparte a replicare qualora lo volesse, intanto ci mancherebbe. Grazie del suo intervento, grazie di essere stato qui, ringraziamo l'onorevole Gianluca Cantalamessa e buon lavoro allora, davvero buon lavoro perché c'è tanto lavoro da svolgere. Grazie a lei, un saluto a tutti gli spettatori e grazie per l'invito. Salve. Pubblicità, restate con Mattina Live. Si potrebbe andare da MD a fare la spesa. Cavaliere, che meraviglia, tutti questi colori e profumi. Vedi Antonella, la qualità e la freschezza danno sempre buoni frutti. Sa cosa mi piace di MD? Che ci sono prodotti buonissimi. Buonissimi anche nel prezzo. Certo che da MD c'è proprio tutto. Anche quello che non ti aspetti. Cavaliere, ma come diciamo tutto questo? Come sempre. MD, buona spesa Italia.
Torna il grande teatro del Trianon Viviani con uno spettacolo a dir poco imperdibile che tra l'altro rende omaggio ad uno dei più grandi artisti della scena partenopea, uno dei più grandi figli di questa terra, purtroppo scomparso prematuramente 24 anni fa. Sto parlando di Antonio Sorrentino e proprio a lui sarà dedicata la serata omaggio con lo spettacolo così titolato Lo Scugnizzo Elegante, in scena domani sera nel teatro del Trianon, e a raccontarcelo oggi i nostri ospiti. Claudio Niola, buongiorno, ben trovato. Buongiorno a tutti. E Lello Giulivo, ben trovato. Dunque, grazie, lo Scugnizzo buongiorno. Elegante sarà in scena al Trianon Viviani di Napoli, una serata omaggio però ad un grande artista del panorama partenopeo, del panorama ecco, teatrale partenopeo, Antonio Sorrentino. Antonio Sorrentino, beh, la cosa che stiamo verificando e che poi ci ha spinto a fare questa serata è stato ancora il grande affetto che Antonio ha da parte di tutti, perché appena abbiamo solamente ventilato l'idea, abbiamo avuto l'adesione della direzione artistica del teatro, Marisa Laurito, che ha voluto questa serata, e quindi in collaborazione con il teatro e poi tutti gli amici di Antonio, senza esitare hanno voluto partecipare a questa serata che si preannuncia ricca di emozioni e di contenuti. Ricca di emozioni, ricca di contenuti nella casa del Trianon, una serata però, ecco, specifichiamo e poniamo un distinguo per ricordarlo e non per commemorarlo, nel senso che è una sfumatura molto delicata, molto sottile, ma che rende a pieno il senso, no, della volontà di restituire al pubblico, alla nostra terra, la dignità, ma soprattutto il ricordo di chi ha dedicato amore, no, verso il teatro. Certo, un ricordo ovviamente legato a... Io sono coinvolto insieme con Claudio da un discorso affettivo nei confronti di Antonio Sorrentino. Siamo diventati amici molto giovani, eravamo dei ragazzi quando abbiamo cominciato, e ognuno di noi poi abbiamo lavorato anche insieme in diverse occasioni, poi ognuno di noi ha preso la sua strada, insomma. Però rimane forte il ricordo delle nostre risate, dei nostri lavori insieme, dei nostri viaggi, delle nostre telefonate notturne, quelle non mancavano mai. Sì. E quindi è sicuramente un ricordo piacevole, sicuramente lo ricordiamo sempre piacevolmente. Mitico, no? Un ricordo che permette di rivivere, sì, e visualizzare, sì, quei, sì, momenti. Certo. Tanta commozione, risate, ecco, perché poi anche attraverso la risata che si riesce a ricordare una persona che ha dato tanto anche al mondo del teatro, ma soprattutto tanti amici, tanta musica, ma tanti amici che prendono parte appunto a questo momento imperdibile. Sì, ripeto, sarà e lo è già per me imperdibile, perché solamente l'affetto e l'adesione di tutti, io mi riflettevo perché mi hanno portato con la mente ai ricordi. Io mi reputo fortunato perché 30 anni fa, 40 anni fa, Lello Giulivo, Gianni Lamagna, Lina Sastri, Brunella Seilo, Antonella Morea, era una fucina di artisti straordinari. Cioè, io sono sempre stato nelle quinte, però ho avuto il piacere, la fortuna di viverli questi personaggi. E Antonio era uno di questi, che purtroppo, come dicevi giustamente tu, se n'è andato un po' troppo presto, però nonostante questo è ancora così presente. Tanto per, io anzi colgo l'occasione per chiedere scusa per tutti gli altri che non abbiamo potuto coinvolgere, ma magari io chiederei proprio al regista Salvatore Mondò, che salutiamo questa mattina, proprio di soffermarmi su questa bellissima immagine che c'è qui alle mie spalle, no? Per rendere conto e restituire il senso proprio di quanta potenza, quanto riusciva a travolgere, no, con la sua, col suo talento, con la sua arte, un artista davvero tu cura a 360 gradi. Certo. E un artista che però probabilmente oggi non conoscono tutti, ecco, non conoscono poco. L'occasione per, ecco, rivivere questa esperienza e ricordarlo, un'immagine che sono vivi, ricordiamo, ma che dà la possibilità di conoscere a un altro artista. Certo. Del nostro panorama teatrale partenopeo. Tra l'altro due inediti nuovissimi saranno riportati e particolarissimi per questa occasione, Lello. Sì, sono... No, questa è stata una chicca. Ci sta un nostro amico che è Sally Monetti, che ha trovato questi provini che sono stati fatti quasi 40 anni fa,
pianoforte e voce. Noi abbiamo dovuto fare anche un restyling. Restyling, sì. E, diciamo, costruire, no? No, che erano le cassettine che portavano un tempo. Allora, cosa che poi è stata bella e anche un po' magica, e questo pezzo si chiama Canto Ancora. Quindi immagina l'emozione di sentire Antonio che canta Io Canto Ancora. Canto ancora con gli amici di sempre. Guarda, mi sto emozionando solo a pensare a quello che succederà domani. È vero, c'è l'emozione anche a me, è arrivata nella casa del Trianon, canto ancora, quindi io ci sono ancora. Sì, sto qua, e si avvertirà la presenza. Ma la presenza c'è sempre. Te la state avvertendo? Io l'avverto da sempre. A me Antonio è una presenza, c'è sempre. Il mio pensiero ci va ogni tanto. E ti ripeto, ci sorrido quando ricordo Antonio, non sono triste. Sì, la tristezza che non c'è più, ma svanisce, perché immediatamente mi vengono alla mente i ricordi piacevoli di lui. Quindi, Voglio ricordarlo, però, anche per chi non lo conosce, perché è stato così... Amato da tutti. È perché era una persona che amava profondamente. Antonio era un ragazzo profondamente sincero, ingenuo anche, molto buono. E si donava la sua amicizia anche forse fuori incondizionatamente. A volte ne riceveva dagli amici quelli più buoni, ne riceveva amicizia, affetto, eccetera. Non tutti si sono comportati allo stesso modo, ma questo non ha importanza. Nella vita bisogna dare nella speranza di poter ricevere nell'ugual misura, e lì dove succede è ne valsa la pena, insomma. Io credo che Antonio sia stata una gioia, è stato un fulmine a ciel sereno per la vita di tutti noi amici. Ed è bellissimo quanto si stia dicendo in questo momento, non è scontato, e permette, ecco, di capire, di comprendere anche la grandiosità di Sorrentino. Lo scugnizio elegante, tra l'altro il titolo di questo spettacolo, che sicuramente ci rimanda all'appellativo, no, di Sorrentino, di Antonio Sorrentino. Perché definirlo lo scugnizio elegante? Questo titolo fu... quando è scomparso Antonio, per Napoli si diffuse un dolore veramente nei vicoli soprattutto. E ci fu un critico che ancora, un critico musicale che adesso vive a Torino, Porpora Anastasio, che decidemmo di fare una biografia, e ci venne spontaneo di parlare del suo essere scugnizio, anche che lui in un'epoca insospettabile è stato il primo a fare una ricerca su Viviani, che poi è diventato, però lui addirittura fece 5 puntate, se ricordo, su Rai 3 sperimentale su Viviani. Quindi questa sua essere figlio di Forcella, perché lui non ha mai rinnegato di essere un ragazzo di Forcella, anzi, e lui era orgoglioso di essere di Forcella e di aver fatto un altro tipo di scelta. Di aver fatto una strada una importante. Una strada diversa. Certo. Da esempio. Io perciò devo anche ringraziare il Trianon, perché ci ha consentito di riportare Antonio nel suo territorio, ecco, nel suo luogo, e anche simbolicamente di quanto si riempie, no, il Teatro Trianon, di questo messaggio che diventa appunto un presidio culturale per l'intero territorio, fare in modo che i ragazzi possano scegliere la via dell'arte, il mondo dell'arte, il mondo della cultura, perché c'è voglia di far cultura, ma giustamente il messaggio da parte del Teatro Trianon viene proprio questo, la possibilità di poter fruirne della cultura, che viene data puntualmente attraverso, ecco, il ricordo di tanti artisti, ricordo è quello di Sorrentino, rimasto indelebile sulla scena del panorama proprio artistico dello spettacolo, perché tanti artisti che animeranno la serata, e quindi questo è ci hanno lavorato insieme, la gran parte di quelli che partecipano, o la totalità di quelli che partecipano. Io per esempio, non solo io, Lello Giulivo in prima persona, io con una formazione, Paese Mio Bello, che è una formazione di 4 interpreti che provengono dalla compagnia di Roberto De Simone, quindi nuova compagnia di canto popolare. Abbiamo lavorato insieme con De Simone, ma noi prima abbiamo lavorato quando facevamo gli scugnizi, negli scugnizi del Cerriglio, che era un gruppo di musica folk da ragazzi. Insomma, è lo scugnizio elegante. Sì. È un titolo di un libro che è scritto e curato da Claudio, e scritto da Antonio Porpora Anastasio. È un'occasione per leggere sia le pagine di questo libro, ma soprattutto in questo momento per potersi godere questo spettacolo imperdibile, battuta flash ad entrambi. Che cosa ha lasciato Antonio? Antonio, vabbè,
Quale eredità? L'eredità, io diciamo uno degli obiettivi di questa serata, perché l'anno prossimo saranno i 25 anni della scomparsa di Antonio. Se l'abbiamo messa in programmazione un anno prima è perché il nostro sogno era quello di raccogliere il lavoro di Antonio, perché Antonio, pur vivendo in un quartiere difficile, come molti quartieri di Napoli lo sono, ma ha fatto un tipo di percorso. Quindi l'eredità che io penso che lui ha lasciato e che noi dobbiamo in qualche modo portare avanti è proprio questo, di alimentare questa, come hai detto giustamente anche tu, e in collaborazione con una struttura eccezionale, è vero, come è vero, il Trianon, che vive in quel contesto, ma non è avulso, come io vedo, fra altre cose, volevo anche sulla contaminazione, sì, la contaminazione, no, energia sta positiva. Il comitato che è di Nascita Forcella, che sono dei ragazzi di Forcella, che sono parte integrale, cioè vivono il teatro, cioè conoscono tutti, non so, l'ufficio stampa Pallanipato, ne parlano come si abbatte, ecco, si abbatte quella cosiddetta, sì, parete di cristallo, che perfetto, molte volte può distaccare il pubblico da quella che è poi il palcoscenico. Invece questo, c'è proprio una simbiosi osmotica. Velocemente, battuta flash, in una parola, cosa ha lasciato, quale eredità ha lasciato? Ha lasciato un ricordo bello della capacità di saper cantare, recitare, ballare, saper fare tutto. Quindi un artista tutto tondo, performante, e io come dico proprio anche che lui ha dato un segno, e ci sono i seguaci di Antonio, c'è qualcuno che l'ha preso come riferimento, e quindi è un insegnamento, sicuramente lui l'ha dato. Grazie, ci grazie. Ricordiamo che domani dobbiamo essere assolutamente al Trianon, perché sarà in scena domani nella casa, per appunto, del Trianon Viviani di Napoli, lo squignizzo elegante con tanti artisti per ricordare, omaggiare uno dei più grandi artisti del panorama della scena partenopea, teatrale e non solo. Piccolo break, restate con Mattina Live. E oggi a Mattina Live siamo in compagnia di un grande personaggio di cinema e anche di TV, mondi che lui ha conosciuto attraverso il mondo della televisione, ma come in qualità di attore, come in 100 vetrine, RIS, recentemente anche in Sopravvissuti, ma anche nel mondo quello del doppiaggio, in qualità di doppiatore, visto che ha prestato la voce ad alcuni dei più grandi di Hollywood, come John Malkovich, Colin Firth e Michael Keaton. Oggi è qui con noi per raccontare tu cuore, piacere di avere qui a Mattina Live il grande Luca Biagini. Ciao Luca, che piacere averti qui con noi quest'oggi a Mattina Live. Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie, grazie a voi. Come stai? Come stai innanzitutto? Ma guarda, è una domanda difficile, perché in realtà in questi giorni sono stato malino, abbastanza, però non sembrava tutte cose tipo, insomma, da Covid, invece non sono negativo a tutti i test, e quindi forse è la vecchia malinconica ormai, come dire, dispersa e dimenticata influenza. Non nostalgica, lo so. Influenza, evviva, che si è, questa volta diciamo. Immagino che sia quello, perché ho tutti i sintomi tipici che dolori alle gambe, confusione in testa, poi che ti posso dire, febbre la sera molto forte con tremori, insomma ho tutte cose strane che potrebbero sembrare subito Covid, ma invece, il tampone è negativo, e questo è importante, e va bene, che ti devo dire, è così, e per il resto insomma adesso sto reagendo
è già da lunedì, quindi è quasi una settimana che sono in queste condizioni. Io poi sono abbastanza, tra virgolette, uno sportivo, ma comunque è una persona che si muove, che fa attività fisica, quindi per me è un sacrificio enorme, ma d'altra parte adesso mi sento un po' così, quindi piano piano oggi ho ripreso un pochettino a fare un po' di ciclette. Dai, ti vedrai che fra pochissimo, dopo questa intervista chiacchierata, starei benissimo, poi fammelo sapere. Però, perché ti mandiamo un po' della nostra energia, ma in realtà sarà proprio uno scambio di energie, perché noi in questo momento ci conosciamo, Luca, e attraverso te vogliamo conoscere tutto quanto di bello, no? È stata la tua carriera, le tue esperienze. Se sei d'accordo, io partirei proprio dall'ultima esperienza che ti ha visto protagonista nella serie fiction di Sopravvissuti Rai, una fiction molto seguita. Ti chiedo subito, che esperienza è stata per te? Allora, è stata un'esperienza molto complessa, perché comunque è stato un impegno anche fisicamente molto faticoso, perché noi siamo stati sotto tempesta, bombardati di acqua da sopra, sotto, dai lati, in questo studio dove era stata ricostruita la barca, per poi dopo ricostruire in digitale il mare, la tempesta vera. Però noi abbiamo subito dei lanci di cannoni, di acqua fredda, d'inverno, niente male, quindi non è stato proprio uno scherzo. Però a parte questa cosa così un po' folcloristica, in effetti è stata un'avventura interessante, perché era un bel gruppo di attori, devo dire tutti di livello, mi è sembrato di livello alto, devo dire. Il regista Carmine Elia sicuramente è un regista molto energico, tiene in pugno la troupe in maniera molto ferrea, è molto consapevole di quello che vuole, di quello che vuole ottenere, e lo ottiene, insomma, fa di tutto per ottenerlo, quindi... Esatto, Luca, perché possiamo dire che questa serie Rai ha ottenuto un grande successo, un grande seguito. Secondo te qual è stato il successo? Perché è comunque una serie un po' diversa, no? Dal solito, di classici prodotti Rai che più o meno già conosciamo. Ma ti dirò, effettivamente la serie forse, io non voglio dire, ma forse si meritava qualcosina in più. Ma certamente è una serie anomala per la Rai, per Rai 1 soprattutto, cioè la Rai 1 lo sai, insomma, lo sapete, certo. È abituata a certe formule ormai consolidate. Uno dice sempre, ma bisognerebbe cercare di svecchiare, di cambiare, di fare qualcosa di nuovo. Quando si prova a fare qualcosa di nuovo, non sempre, ma non è che è andata male, non è andata male, però certamente le premesse, gli sforzi, la fatica, la sceneggiatura, le sceneggiature, il lavoro di regia, gli attori, cioè noi abbiamo veramente dato tantissimo a questo prodotto e speravamo di avere un qualcosina in più, insomma, non dico che chissà che, però qualcosina in più ce lo meritavamo, secondo me. Sono sempre le aspettative di chi è, ecco, esigente poi con se stesso, no? Con il lavoro che svolge, e quella è poi l'aspettativa che ognuno di noi ha, ma che in realtà potrebbe essere diversa, perché invece come pubblico ti dico che la serie per noi è stata bellissima, seguitissima, ha avuto un ottimo successo. Poi c'è l'attore esigente che giustamente... No, guarda, no, tu hai ragione, dici una cosa intelligente. Però in realtà non è un fatto di esigenza dell'attore, significa, io ho avuto dei riscontri molto, molto, molto belli dal pubblico, veramente chi lo ha seguito, chi l'ha vista, devo dire a molte persone è piaciuto molto, e questo è vero. Però il grande pubblico di Rai 1, cioè quello che fa i numeri importanti, capito? È un pubblico che, come dire, ho sentito qualche voce dire, ma è molto complicato, non ci si capisce niente, ci sono tutti i flashback, si passa da una storia all'altra. Insomma, il pubblico, diciamo, più tradizionale, diciamo così, fa fatica. Una ragazza giovane come te,
i giovani sono molto più disponibili a capire. Deve essere leggermente educato. In realtà lo diciamo spesso, Luca, il pubblico, in realtà in genere le generazioni, quelle nuove o anche quelle già consolidate, hanno bisogno di essere alle volte guidate per mano. Però tu guidaci per mano nel mondo della tua vita, della tua carriera, perché tu inizi a far parte del mondo dello spettacolo qualche anno fa. Ma che ricordi hai dei tuoi esordi? Ecco, quale ricordo conservi con maggiore affetto che oggi ci puoi raccontare, svelare? Ma sai, guarda, io ho cominciato da zero, quindi per me è stata tutta una scoperta. Io venivo da un paesino piccolo della Toscana, vicino Siena, un posto meraviglioso, una natura stupenda, spettacolare, dove io ho ancora una casa dove vado appena posso. Però era un paesino di rurale, di contadini, di 300 persone, quindi io da lì e nessuno, quasi nessuno è mai uscito da quel paese. Io ho preso e sono andato, a parte prima a Siena a fare il liceo, poi dal liceo sono andato a Firenze all'università e contestualmente all'università ho cominciato a fare teatro, a trovare un gruppo, ma cominciavo, non ho fatto nessuna scuola, quindi ho cominciato da zero. E la scoperta che ho fatto giorno per giorno di amici nuovi, di persone per me sorprendenti, particolari, affascinanti, curiose, molto scafate rispetto a me che venivo comunque da un paesino anche un po' timido, un po' introverso, ero quindi vedevo queste persone come persone per me realizzate, risolte, e quindi per me è stato un esempio molto importante quel primo incontro, scontro con la realtà del teatro. All'inizio, negli anni 70, per me è stato un passaggio molto, molto forte, molto bello. E poi naturalmente ci sono stati passaggi altrettanto importanti quando sono arrivato a Roma, un po' di anni dopo, e mi è capitato di fare subito uno spettacolo, un capolavoro assoluto di Giancarlo Siepe, che era Accademia Ackermann, e quindi che mi ha fatto conoscere da molte persone, naturalmente del teatro, quindi pubblico di nicchia, però pubblico, insomma, di nicchia, esatto, perché poi lo spettacolo non semplice, molto, no, molto difficile, molto complicato. Era complicato, ma era molto emotivo, molto forte, quindi il pubblico lo ha apprezzato e naturalmente da lì, insomma, io che pensavo, vabbè, insomma, di avere un esito magari non tanto soddisfacente, invece per me è stato molto importante. Importante perché poi, ecco, ti abbiamo conosciuto anche, ti sdoppi tra il mondo della televisione e poi quello del doppiaggio, ma ti ricordiamo in 100 vetrine dove interpreti Edoardo Della Rocca, il cattivello Edoardo Della Rocca. Cattivello, sei molto buono a dire cattivello. Sono stato l'uomo in quegli anni di più odiato d'Italia. Esatto, più odiato però molto seguito, nonostante, ecco, un personaggio un po' odiato, ma allo stesso tempo seguito dal pubblico. Sì, no, devo dire che mi ha dato molte soddisfazioni, a parte le persone che mi incontravano, mi fermavano ed erano un po' spaventate. Perché lo sguardo che spaventava. Sì, no, erano molto spaventate. Poi dopo a un certo punto vedevano che sorridevo, nonostante, esatto, tutto sorridevo. Allora dice, ah beh, ma lei sorride, ma lei... allora. E beh, sì, effettivamente sorrido, non sono esattamente quel personaggio lì. Luca, però... il doppiaggio anche, no? Il doppiaggio, ecco, perché tu hai prestato la voce ai più grandi di Hollywood. Che cosa rappresenta per te il mondo del doppiaggio e quanto sia diverso rispetto al mondo attoriale? Qual è più difficile, anche ti chiedo a questo punto? Più difficile recitare o doppiare? Guarda, in realtà è qualcosa molto, molto vicino e attinente all'attorialità, alla recitazione. Cioè, se non sei un buon interprete, attorialmente difficilmente potrai essere un buon doppiatore. Quindi, in questo senso, secondo me, le due cose si intersecano anche in maniera molto, molto proficua. Cioè, io dal doppiaggio ho imparato tante cose che poi ho riportato in teatro, ho riportato in cinema, in televisione. E così viceversa, il teatro e le altre esperienze che ho fatto mi hanno consolidato nel doppiaggio. Quindi è bella questa... Cioè, in questo mondo dello spettacolo tutto quello che puoi fare è tutto molto utile a consolidarti. Esatto, è fascinosissimo, Luca, il mondo del doppiaggio. Però poi, ecco, dirci il tuo segreto. Ecco, qual è il segreto per riuscire a restituire la tua voce, per essere la voce, in questo caso, nel tuo ai grandi di Hollywood? Qual è il segreto per doppiare bene, insomma? Che ti devo dire? Guarda, una cosa che io dico, perché cioè, noi abbiamo
ho aperto insomma dei corsi di doppiaggio a Roma con la società con mia moglie, la Fabi Production, e organizziamo dei corsi a cui partecipo non solo io come insegnante, però ogni tanto ci vado, compatibilmente con gli impegni. Beh, quello che io dico sempre è che bisogna essere molto veri, molto naturali, molto credibili, molto semplici, e tu dici vabbè, sembra una cosa così, semplice, no? Che ci vuole, che ci vuole, vabbè, sì, semplice, sì, parla normalmente come parleresti nella vita, sì, è facile dirlo, ma non è così facile poi riuscire a ottenerlo, però questa è la base, cioè nel senso, io più che la parte tecnica, che è importante, uno deve impararla, la parte tecnica, cioè il sync, deve imparare a leggere un copione su un regio. Entrare in sintonia anche con l'attore, no? Protagonista, l'altro. Bravissima, bravissima. Questa è una cosa importantissima. Entrare in sintonia con l'attore è fondamentale, cioè significa, naturalmente tu la tua voce, deve essere una voce che si sposa bene con la faccia dell'attore che stai doppiando, questo è fondamentale. E a poi quale la tua sei maggiormente voce... legato tu, John Malkovich, Keaton, fra tutti quelli che hai doppiato, in quale veste ti senti più a tuo agio? Ma guarda, io sicuramente per me le esperienze iniziali che mi hanno, cioè io ho cominciato negli anni 80, diciamo il passaggio, già facevo doppiaggio per quasi da 10 anni. A un certo punto, negli anni fine anni 80, ho avuto l'opportunità di doppiare grandi attori e grandi protagonisti. Quindi mi è successo subito con Harrison Ford in Donna in carriera, che mi tremavano le gambe perché non l'avevo mai doppiato e era un protagonista assoluto, anche se era in una commedia, quindi non era l'eroe sempre che era in altri film dove... Non sarei andato bene, ma in una commedia potevo andare bene, infatti fu un successo. Dove possiamo? Poi, sì, dobbiamo chiudere, Luca, però sarebbe un piacere, ti aspetto ancora, dimmi dove possiamo ritrovarti prossimamente. Allora, in questo momento ti dico la verità, non ho impegni televisivi, non li ho. Diciamo, sto lavorando a un progetto teatrale molto interessante, un thriller horror psicologico, un testo contemporaneo inglese tratto da un racconto di Edgar Allan Poe. Lo spettacolo è molto fico, veramente, con effetti speciali, insomma, con tante belle cose, e cercheremo di farlo vivere e di portarlo in giro. Facci sapere che lo presentiamo, intanto complimentissimi per la tua splendida carriera Ad Maiora Semper, e mi raccomando, riprenditi presto, ma fra pochissimo sarai già ripreso in totale. Sì, ma già mi sento meglio, vai. Grazie Luca, grazie davvero a grande Luca Biagini per essere stato qui con noi Mattina Live. Un bacio, pubblicità. Un bacio a voi. Grazie. Ciao. Cerimonia? Evento importante? Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi tagli e particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49. Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure. Punto Zero, punto e basta. Si potrebbe andare da MD a fare la spesa. Cavaliere, che meraviglia, tutti questi colori e profumi. Vedi Antonella, la qualità e la freschezza danno sempre buoni frutti. Sa cosa mi piace di MD? Che ci sono prodotti buonissimi. Buonissimi anche nel prezzo. Certo che da MD c'è proprio tutto. Anche quello che non ti aspetti. Cavaliere, ma come diciamo tutto questo? Come sempre. MD, buona spesa Italia. Bye.
E ancora il teatro, quello che fa stare bene l'umore, perché vi diciamo che parte questa nuova stagione al Teatro Totò di Napoli e ad inaugurarla un'opera imperdibile che mette in scena tre grandi artisti nelle vesti di professori universitari per spiegare che cosa? La napoletanità. Dunque, tutto questo parte domani fino al 6 novembre, lezioni di napoletanità e dello spettacolo che per l'appunto vedrà in scena i nostri ospiti odierni, e sarà davvero un gran ridere a partire proprio da questo momento. Il buongiorno ad Alan De Luca. Ciao Alan, ben trovato. Buongiorno a tutti. C'è con te anche Amedeo Collella. Ecco. Ciao Amedeo, indossiamo appunto... Sì, ovviamente sono il rettore della il rettore della università, quindi buongiorno prof. Buongiorno. E poi c'è anche... Non c'è più... No, sono venuto pure io. Non lo so, ditemi voi se dobbiamo presentarlo. Per me possiamo anche non presentarlo. No. Non si può, come non si può. Lo presentiamo? Come non si può? Sono io che li accompagno a casa dopo. Buongiorno, buongiorno a Lino D'Angiò. Dunque, per inaugurare la nuova stagione del teatro Totò, un'opera molto particolare che vedrà in scena tre professori universitari, il titolo è Lezioni di napoletanità, uno spettacolo che però pone al centro che cosa? La nostra cultura. Amedeo. Beh sì, in realtà noi siamo inconsapevolmente portatori di valori culturali straordinari, e quindi questo spettacolo vuole finalmente ribadire le cose di cui siamo veramente ogni giorno portatori. Noi parliamo una lingua che è straordinaria, che è greca, che è latina, che è araba. Noi siamo portatori di una storia, di una cultura, di una gastronomia, perché tutto è frutto di stratificazioni. E noi vogliamo parlarne. Ma vogliamo sono stratificazioni parlare... che però non sono penette, no? Che poi si mescolano, no? Perché la contrattazione, certo, la fa proprio da padrona anche. Straordinario, esattamente così. Però abbiamo trasformato quello che era un problema, l'essere stati sempre dominati, in realtà in un'opportunità. Cioè abbiamo preso da ognuna di queste dominazioni il meglio, e il risultato alla fine è la cultura partenopea. E questa vogliamo raccontarvi al Teatro Totò. Ci sono parole, guarda, ogni tanto sento queste polemiche sul se il napoletano sia una lingua, sia un dialetto. È lingua dall'alto dell'ufficio del rettorato della Gennarino II. Ci sono parole intraducibili. No, mostro al cospetto di due professori. Dice, spara. Prova a tradurre spaparanzato. Spaparanzato è così. Così è spaparanzato. Ma traduci in italiano. Dussus, ngannarut. No. Ammappuciato. No, come si traduce? È impossibile. Sguallariato. Però ecco, proviamo a tradurre con decenza. Anche sguallariato. Chi lo traduce? Sempre no, è impossibile. Questo però è la caratteristica principale di una lingua. Di una lingua però che si accompagna molto alla movenza dei corpi, no Alan? Perché poi c'è questa gestualità a cui Lino subito ci ha rimandato, perché ha detto traduce questa parola e lui fa balanzare. Vabbè, noi non è che ne faccio tanti sforzi, quando si parla specialmente di sguadariato non è che devo interpretare. Lui è particolare, io sono proprio per natura sguadariato. Quindi nell'animo e nel corpo e nell'animo sì. Vero? Ma che cosa dobbiamo aspettarci oltre quelle che sono le dissertazioni, no, accademiche? Ma lui fa delle dissertazioni molto anche divertenti. Noi siamo un po' la parte più ludica, cioè andiamo un po' più di pancia, cerchiamo di far ridere un poco più così. Però cerchiamo di rimanere anche noi con un certo contenuto. Io cerco di dare un contributo dando lezioni di napoletanità limitrofa. Cioè proprio quella attorno, proprio sì, di quella delle invasioni, cioè quella di Pozzuoli, è autore del greco, Torre Annunziate, che insomma non sono diverso, no? non è più... E in quel caso come lo definiamo? Lingua o dialetto in questo caso? Ma alla fine sono lingue, poi noi in realtà cerchiamo di portare la nostra napoletanità, che ormai ci contraddistingue da tanti anni in programmi e spettacoli che facciamo, e che anche noi ci sentiamo... anche noi accademici quanto lui. Prof, allora accademici quanto lui, dimostriamo quanto siamo ancora più accademici di lui a questo punto. Perché fine c'è poi una ci sono ci sono monologhi, storie, aneddoti, tutto questo per dare vita a quello che vorrei proprio congresso della napoletanità. Sì, assolutamente. E che, su quale, ecco, magari monologo potremmo concentrarci o qualche aneddoto che possiamo anche raccontare, no, al nostro pubblico, proprio per incuriosirlo, ma anche per educarlo e per restituirgli quelle conoscenze che allora, sicuramente
perché oggi lui di aneddoti sulla lingua ne ha bizzi. una vasta gamma e non solo. Noi ovviamente abbiamo aneddoti e cose simpatiche che riguardano, io per esempio ho tutta una storia sui sindaci, no? Io parto da Bassolino a Manfredi ad oggi. Vabbè, però adesso mi stai dando l'assist, quindi posso non chiederti ecco un pensiero dell'ultimo sindaco, io infatti lo faccio, lo imito, poi dopo io dico anche che poi alla fine tutti questi sindaci poco servono, perché sono stati tutti poi alla fine surclassati da De Luca, quindi governatore, quindi di conseguenza alla fine ci sarà anche questa presenza all'interno dell'ospedale, forse altro per controllare la situazione. E come risponde Manfredi a questa situazione? Manfredi io lo imito facendolo fare il rettore, anche lui, perché lui è stato rettore. Se ci fate caso, lui quando viene intervistato sembra quasi che subisce un'interrogazione, non è che ti dice un problema che mo risolvo, capito? Quindi poi esce fuori questo Manfredi con delle orecchie giganti che faccio, e quindi poi con questa faccia e questa situazione che parli in questo modo. E Napoli c'ha tanti problemi, purtroppo li volete tutti quanti da me, questo è il concetto. Mi hanno messo, vabbè, no. Ricordati il tuo ruolo da conduttore. Esatto, lo ricordo. Mi sto dimenticando di questo ruolo, perché quasi quasi mi accomodo a fianco ad Amedeo, faccio parte anche io della napoletanità. Che cosa vuol dire, Alan, per voi prof universitari, essere napoletani? Che ne so. È una domanda che non ci poniamo, insomma. Peraltro, professori, noi alla Generino II abbiamo non è vero che non lo sa, lui lo sa, ma è il guitto, hai scritto tutto che di bellicoso, vuole scegliere troppo, c'è troppo protagonista, no, ma io gli scelto, vorrei dire la parola. No, volevo dire che alla Generino II è vacante la cattedra di educazione sessuale. E quindi potremmo proporla alla nostra professoressa per fare questa cosa, finire sempre proprio a me. Ma quindi alla replica magari tutta la tua carriera in queste cose. Diciamo che noi abbiamo due cattedre, vero lì? Sì, sì, sì. Alan De Luca insegna lingua torrese e puteolana all'Università di Reykjavik in Islanda. No. Ed è straordinario. Io insegno all'Università Reykjavik. E invece lui insegna tecniche di affogamento del polpettiello a Seattle in America. Non è Seattle, è Saitella. No, vabbè, allora c'è un errore da Saitella. Ma professore, è una questione di accenti. Lei accenti non ha conosciuti bene, mi sa. Deve un po' fare È una troppo sorta accademico, di, non è? Troppo accademico, una sorta. Noi siamo più terra-terra. Una sorta di ripetizione. Allora, prof, a questo punto dobbiamo fare proprio un test sulla napoletanità allora costoro. Vediamo se effettivamente sanno qualcosa sulla nostra napoletanità. Dopo tanti spettacoli insieme siamo, perché altrimenti bisognerebbe un po' comunque regole che voglio tanto vadi che cos'è o cacciottiella? Un formaggio avellinese o un oggetto da caccia o un piccolo cane? Mi dica lei. Ma se mi fai queste domande è un formaggio tutti sanno cacciottiello, basta un cacciottiello. O pecorino, quelli sono i formaggi che... Vabbè, ecco, come fai a capire? C'è da imparare, insomma, è stato troppi anni, domande troppe. Un cervello in fuga, l'altro invece è preparato. No, l'altra domanda, in lingua napoletana con il termine sciammeria indichiamo un atto sessuale, un vestito elegante... Io l'ho preparato perché poi questa l'ho sentita da lei. Allora, sciammeria nasce come vestito elegante, però siccome nei tempi quando erano aperte le case le case chiuse, allora gli uomini ovviamente per incontrare le donne andavano con il vestito buono. In quel caso, quando si vedeva qualcuno col vestito buono, si capiva che era andato in una casa d'appuntamento e quindi si diceva: ma che ti hai fatto la sciammeria? Ecco questo. Vedi? Sono stato bravo. È stato preparato. Questo ci permette anche di cogliere un altro aspetto della sua preparazione, rettore, perché la napoletanità, la lingua napoletana si è evoluta nel corso del tempo, pur restando fedele, no, alla sua identità, ai suoi tratti iconici. Ma come si è evoluta nel tempo la napoletanità, anche proprio linguisticamente parlando? Guarda, questo diciamo che noi siamo anche forse portatori di quelli che sono dei termini che molte volte sono un po' abbandonati, perché ci stiamo
adeguando anche molto a termini tecnologici, usiamo molto inglesismo. Napoletanizzati, però. Napoletanizzati, ovviamente, come dice il magnifico rettore, Napoli c'ha tante capacità, però quella anche di storpiare le parole straniere, di cui siamo veramente portatori. Io faccio un esempio di evoluzione ridotta proprio alla cosa. Una volta c'era un termine molto comune, specialmente negli anni 70, 80, 90, acchiappò. Mia macchia pa. Lui ha scima, macchia pa. Macchia pa. Così. Mo si va a pariare. Mo si va a pariare. È vero. In realtà non è che poi sai di preciso che significa pariare. È un termine moderno, generico, perché solo si vogliono quindi riscuotere tutto. Oggi ho ammapariato tutto. Però in realtà, capisci? Quindi questo è, per dirti un esempio, proprio... È uno spettacolo, ecco, siamo in conclusione, però restare con voi davvero tanto altro tempo è anche un modo, ecco, per recuperare la napoletana, tutti quei termini che un po' sono diventati obsoleti nel corso del tempo, però effettivamente fanno di noi una cultura grande. Lei conosce il termine di Casanduglio? No, voi conoscete la parola Casanduglio? Ma è napoletano oppure siamo fra Pozzuoli? No, questo è napoletano, Casanduglio. Casanduglio. Dice anche Totò in Miseria e Nobiltà. Se venite al Teatro Totò, sfugge Casanduglio, da domani fino a 6 novembre, questo e tante altre cose scoprirete. È uno spettacolo dove ci si diverte, si ride molto, ma poi si esce eruditi, perché impari tante cose. E soprattutto qualcuno uscirà anche laureato, naturalmente. Sì, poi alla fine chi viene possiamo... Qualcuno del pubblico? Fra... Diamo anche delle lauree in napoletanità. Ah, ottimo. Con i poteri conferitimi dalla legge ho la possibilità di conferire delle lauree magistrali in napoletanità. Anche magistrali. Sì. Perfetto. Allora io però sono curiosa di scoprire Casanduoli. Devo venire allo spettacolo per... Sì. Va bene. Viene dal latino. Allora, casum et olium. Et olium. Un po' di formaggio e olio, il casum e l'olio. Casanduoli arriva. Piano, ci arriviamo. No, ma in realtà lo possiamo considerare anche un americanismo. Perché? Perché quando arrivano gli americani, seconda guerra mondiale, tengono i soldi, i salumieri napoletani, per attirare clientela americana. A mangiare il sale e olio. Le salumerie cheese and oil, che significava formaggio e olio. Formaggio e olio. Ma noi napoletani abbiamo 1000 talenti. Tranne uno, quello delle lingue straniere, che come struppiamo noi, l'inglese, il tedesco, non lo fa nessuna etnia al mondo. Davvero. E leggevamo Cheese and Oil, Casanduoglio. Casanduoglio, lezioni di napoletanità. Abbiamo detto, ma non ce ne viene più a teatro. Ce ne sono miliardi di queste. Ce ne sono tante di lezioni di napoletanità, quindi davvero milioni e milioni tutte da scoprire. E lo consideriamo che noi ci divertiamo ogni volta, quindi figurati. Ci siamo divertiti. Poi una cosa importante la dobbiamo ricordare, chiunque viene allo spettacolo e non è soddisfatto, noi restituiamo interamente il biglietto e diamo anche, oltre al biglietto, i libri di Amedeo Corella gratis. Mamma mia, quelli penso che non li voglia nessuno. No, nessuno. Io lo vado a Roma, scrittore che sta andando a maggiore ormai. Lezioni di napoletanità, Lino D'Angiò, Alan De Luca e al nostro Amedeo Colella, e dobbiamo assolutamente andare a vedere questo spettacolo a partire da domani fino al prossimo 6 novembre. Al Teatro Totò, pubblicità, restate con Mattina Live, anzi no, piccolo break, come lo diremmo in napoletano? Break, ci vogliamo un caffè.
Cambiamo ora decisamente argomento e ad affrontiamo la questione sanità, perché nelle ultime settimane, l'abbiamo detto anche i giorni scorsi, sono purtroppo aumentati i casi di violenza ai danni del personale medico. La questione è annosa ed ormai è però fuori gestione, fuori controllo. Qual è lo status quo della situazione? Come poterla arginare? Abbiamo invitato il nostro ospite qui con noi quest'oggi, Bruno Zuccarelli, presidente dell'Ordine dei Medici di Napoli, al quale è il nostro ben trovato. Salve, dottore, salve. Dunque, partiamo da questo tema che ecco, è molto presente in queste ultime settimane. Le aggressioni non sembrano assolutamente finire ai danni, per l'appunto, del personale medico, continuano anzi ad aumentare in maniera esponenziale. Secondo lei però la questione è davvero arginabile? Si può affrontare? Se sì, in che maniera? Si può arginare facendo un riconoscimento ai medici e agli operatori sanitari e quello di pubblico ufficiale. È un tentativo che noi abbiamo fatto già nel vecchio testo di legge, si era tentato fino in fondo di avere questo riconoscimento. Il testo di legge è stato, come capita quando si va nelle aule parlamentari, molto diluito e quindi non c'è stata questa identificazione di pubblico ufficiale. Questo sicuramente è un primo segmento. Altri segmenti sono quelli naturalmente di un'educazione per le persone e dissuadere certi comportamenti, non sicuramente condividendo atteggiamenti camorristici o pseudo camorristici, ma il medico e l'operatore sanitario non può essere il terminale di disfunzione, molte volte anche della rabbia di alcuni pazienti e cittadini per le lunghe attese, e quindi naturalmente su questo bisogna fare uno sforzo di offerta sanitaria. Altro sforzo lo dobbiamo fare noi sanitari, comunicando meglio e sapendo ascoltare meglio il cittadino. Su questo dobbiamo fare un impegno, e quindi l'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della provincia di Napoli è impegnato in prima persona per insegnare nei tempi convulsi, nei tempi estremamente stressanti, di comunicare molto meglio e di ascoltare il paziente. Molte tensioni si riuscirebbero a ridurre in questo. Ascoltare il paziente per ridurre le pressioni di cui appunto stiamo avvertendo, no? E che stiamo raccontando. Dall'altro lato invece, che cosa dovrebbero fare le istituzioni? Tra l'altro in questi giorni sta partendo il nuovo esecutivo. Qual è il loro compito? Beh, prima di tutto bisogna dire che la sanità deve essere una priorità. Due anni or sono i medici e gli operatori sanitari erano gli eroi, c'erano le ambulanze e il 113 e il 112 che andava all'ingresso degli ospedali suonando le sirene e dicendo che i medici e gli operatori sanitari erano gli eroi. Ho l'impressione che bisogna avere memoria di quello che è successo due anni or sono, e la sanità deve essere una priorità, deve essere nell'agenda del governo. Il Presidente del Consiglio nuovo, nella sua replica al Senato ieri, ha rifatto un richiamo alla sanità di prossimità, un maggiore impegno del territorio e naturalmente potenziare il personale, perché questa è un'altra delle criticità, e su questo bisogna, ha detto, rimetterlo in agenda, altrimenti rischieremo il sottofinanziamento della sanità, la sanità diventerà di nuovo un bancomat e questo non ce lo possiamo permettere. Arriviamo anche a questo punto, dottore, però ecco, prima di procedere in avanti su questo aspetto e di commentarlo nel suo pieno valore, io però volevo chiedere se da un lato c'è sicuramente il compito delle istituzioni, dall'altro lato, come diceva lei, il dialogo con i cittadini, è probabile che però bisognerebbe comprendere la causa, no, di queste aggressioni, ovvero la domanda è proprio questa: di cosa sono figlie queste aggressioni? Probabilmente la mancanza di quella capacità relazionale ed empatica della nuova classe medica, cioè dei quei nuovi medici, probabilmente non si sanno proprio relazionare anche ai cittadini. Chiedo. La risposta è chiara e precisa. Probabilmente la sanità pubblica non dà un'offerta adeguata nei tempi adeguati. Molte volte il cittadino è esasperato dai percorsi, dalle lungaggini burocratiche, e quindi l'operatore sanitario e quindi il medico finisce che essere il terminale dell'aggressione. Su questo dobbiamo dare sicuramente una migliore offerta sanitaria, una migliore informazione. Non dobbiamo andare in percorsi che portano la persona ad andare prima dal medico, poi al CUP, poi a uno specialista per poi ritornare al medico. Quindi percorsi troppo lunghi dove il cittadino poi alla fine è esasperato e si scaglia con la persona meno indicata. Quindi
la struttura pubblica, le strutture private accreditate devono dare una migliore offerta. Per esempio, uno degli strumenti sarebbe un centro unico di prenotazione regionale che bisogna raggiungere, perché magari io penso di avere una lista d'attesa molto lunga in una struttura e la struttura vicino a casa mia magari c'è un'offerta e io non ne so. Quindi dare la possibilità che strutture pubbliche e accreditate possono dare un'offerta di tipo di prestazione sanitaria nel miglior tempo possibile secondo i desiderati dei cittadini. Sarebbe davvero auspicabile questo pensiero. Tra l'altro c'è un altro dato allarmante che riguarda la sua categoria e si fa riferimento proprio alla carenza forte dei medici di famiglia, lo diciamo spesso, primo presidio medico per la tutela della salute dei cittadini. Come risolvere anche quest'altra problematica? E questo ci dobbiamo rifare a 10 anni or sono. La miopia delle istituzioni pubbliche, quando come Federazione Nazionale degli Ordini andavamo a dire nell'anno 2011-2012 state formando pochi specialisti, state formando pochi medici di medicina generale, di qui ad alcuni anni non avrete specialisti e medici di medicina generale, questo appello accorato che noi facevamo non è stato assolutamente accolto. Adesso l'anno scorso il Ministro della Salute ha raddoppiato le scuole, le borse di studio della specializzazione, quelle del corso triennale di medicina, ma ci vorranno 3-4 anni per arrivare a un numero soddisfacente. Congruo. C'è un secondo problema subentrante. La professione del medico e dell'odontoiatra è oramai poco attrattiva, perché i medici fanno un concorso in una struttura pubblica, quando lo fanno, perché alcuni concorsi vanno completamente deserti, e poi si dimettono per andare via, perché hanno paura, perché è troppo rischioso, perché le assicurazioni sono molto alte, perché la vita è estremamente stressante e molti colleghi sono in burnout, sono in grandissima difficoltà. Quando si fanno 10-12 turni di guardia in un mese, quando un medico di medicina generale ha tanti assistiti, soprattutto in periodi caldi come il periodo invernale, il periodo del Covid, e naturalmente le richieste di prestazione di consulenza telefonica, di consulenza via email, di consulenza via WhatsApp o in presenza sono naturalmente aumentano a dismisura, la professione rischia di diventare poco attrattiva e quindi bisogna fare un'inversione da questo. Per fare questa inversione le chiedo a questo punto se proprio il mondo della sanità richieda e necessiti di una ampia riforma sanitaria, insomma se così da cosa bisognerebbe passare in primis per risolvere tutte quelle problematiche di cui insieme stiamo discutendo e che riguardano appunto il mondo della sanità. Beh, anche qua la risposta è chiara e precisa, probabilmente è il tempo di una riforma sanitaria e probabilmente le riforme quando si fanno si devono realmente attuare. Esatto. Quindi molte volte siamo bravi a scrivere le leggi ma non diamo attuazione, quindi da questo punto di vista bisogna concretizzare quello che si ipotizza. Se parliamo di casse delle comunità, perché è una delle cose di cui si sta parlando adesso, e quindi una medicina di prossimità per dare un'offerta, perché l'ospedale veniva visto come ultima spiaggia, però poi ci dobbiamo mettere le risorse, perché se ci mettiamo i soldi per finanziare le strutture rischiamo di fare cattedrali nel deserto e non far camminare naturalmente. Esatto, però tutte queste problematiche che cosa portano? Sicuramente ad un nuovo modo, no, di pensare la sanità, diciamo per l'appunto prima anche la carenza dei medici di famiglia, ma anche il fatto che ci sia poco collante, no, fra i pazienti e i medici di famiglia, perché magari c'è poca fiducia, questo porta ancora un altro tipo di problematica insieme alle altre di cui abbiamo parlato, nel senso che il nostro sistema sanitario potrebbe appunto trasformarsi da pubblico a privato, ma noi Italia possiamo permettercelo? Anche qua bisogna dare un messaggio molto chiaro e preciso. Se l'Italia vuole fare una scelta privatistica, lo dica in modo chiaro e preciso. Se è il tempo di darlo in mano alle assicurazioni, si faccia una scelta, uno stile all'americano, esatto, prima della riforma Obama, per intenderci. Però magari un terzo dei cittadini americani non aveva assistenza di nessun tipo, perché noi quando enfatizzavamo molto il sistema americano, parlavamo di quelle punte di eccellenza dove naturalmente funzionava un sistema, quello delle carte di credito, quello che avevano grande capienza, quello che davano risposte in termini economici. Quando si arriva in un ospedale e si chiede prima la carta di credito
e poi ti si dà la prestazione, il sistema fallisce. Il Servizio Sanitario Nazionale ha tra i suoi fiori all'occhiello che in questo momento qualsiasi cittadino entra in una struttura pubblica, a prescindere dal proprio codice fiscale, esatto, a prescindere dalla propria naturalmente carta d'identità, ha una prestazione di sanitario di un certo tipo. Certo, bisogna rimodulare, bisogna pensare probabilmente a una sanità integrata, a un processo integrativo, a un sistema abbastanza misto dove chi ha delle disponibilità economiche contribuisce di più e chi invece non ha le disponibilità economiche contribuisce di meno. Esatto, perché la salute è un diritto di tutti, no? Lo dice anche la nostra Costituzione. Tra l'altro, ecco, ha menzionato i problemi gravi, no? Fra questi la pandemia, laddove appunto comunque la nostra sanità si è dimostrata comunque pronta, nonostante le carenze, le problematiche in essere già preesistenti, che poi sono naturalmente venute fuori. Ma tornando appunto sulla pandemia, come stiamo oggi? C'è da preoccuparsi? I numeri, si sta assistendo comunque ad una parabola ascendente, poi discendente, nuovamente ascendente, c'è preoccupazione, ma soprattutto è consigliabile sottoporsi ad una nuova dose di vaccino? Secondo Beh, anche qua ci tentiamo di dare un messaggio chiaro. Noi parliamo ancora del Covid-19. Il Covid non è più 19, il virus è mutato, ci sono state varie mutazioni. Non bisogna preoccuparsene, bisogna occuparsene. La pandemia non è completamente scomparsa, ma non è certamente lo stato di terrore che avevamo 2 anni or sono. Quindi con grande fiducia possiamo dire: uno, abbiamo terapie farmacologiche adeguate, abbiamo gli anticorpi monoclonali, possiamo avere una serie di vaccini, e adesso in itinere un'ulteriore validazione del vaccino, l'abbiamo avuto dall'EMA, lo dovremo avere di qui a poco dall'AIFA. Quindi l'offerta vaccinale, che naturalmente io consiglio di vaccinare soprattutto i soggetti fragili, soprattutto i soggetti naturalmente con pluripatologie che devono andare incontro alle vaccinazioni. Il vaccino deve essere usato e non abusato, dobbiamo ritornare a una normalità, ma dobbiamo lavorare per esempio su altri settori. Quanto abbiamo fatto nel riciclo d'aria negli ambienti chiusi come le scuole oppure gli uffici? Poco o nulla, magari abbiamo investito sui banchi a rotelle che magari sono rimasti nei depositi, e invece dobbiamo costringere gli alunni a tenere le feste aperte magari a dicembre e a gennaio con temperature molto basse. Bisogna investire in quel settore, perché la pandemia non è scomparsa completamente del tutto e bisogna occuparsi. Grazie, è stato anche lei molto chiaro, preciso e puntuale. Ringraziamo Bruno Zuccarelli, col quale abbiamo parlato per l'appunto di sanità, il presidente dell'Ordine dei Medici di Napoli, qui quest'oggi a Mattina Live Pubblicità. Grazie a voi. Si potrebbe andare da MD a fare la spesa. Cavaliere, che meraviglia, tutti questi colori e profumi. Vedi Antonella, la qualità e la freschezza danno sempre buoni frutti. Sa cosa mi piace di MD? Che ci sono prodotti buonissimi. Buonissimi anche nel prezzo. Certo che da MD c'è proprio tutto. Anche quello che non ti aspetti. Cavaliere, ma come diciamo tutto questo? Come sempre. MD, buona spesa Italia. Piacere della lettura quest'oggi introdurrà il lettore a metà tra sogno e realtà, così come il protagonista del romanzo che vive la sua quotidianità a metà tra incanto e disincanto. Tutto questo è al centro di Il crepuscolo del sogno, il secondo ed ultimo libro della scrittrice Costanza Marana, oggi qui con noi per raccontarcelo. Buongiorno Costanza, grazie di essere qui con noi quest'oggi. Buongiorno, è un piacere per me, grazie mille. Dunque, chiedo al nostro regista Salvatore Mondo di mandare al nostro pubblico la copertina di questo libro, Il crepuscolo del sogno. Al centro c'è la storia del protagonista Aurelian ed una narrazione, per l'appunto, come dicevo io, a metà tra sogno e realtà. Puoi spiegarci meglio?
Certo, allora diciamo il tessuto narrativo è molto ricco, come la piattaforma narrativa, infatti si passa dall'onirico al reale. Io sono laureata in storia, ma credo molto nel potenziale immaginifico, nell'avere un buon impianto immaginifico come hanno avuto anche i più grandi storici. Quindi credo fermamente nella compenetrazione tra realtà e immaginazione, e non un'immaginazione fine a se stessa, ma che abbia un sistema di pensiero, perché astrarre è sempre una parte del pensiero. Esatto, tra l'altro è proprio il protagonista, no? Che vive questa dimensione a metà tra incanto, disincanto, c'è però al centro comunque la realtà che lo circonda, ma soprattutto quella tensione emotiva che, ecco, fa parte del protagonista e che però appunto proietta il lettore pagina dopo la pagina a voler leggere questo libro. È verissimo, la parola centrale è proprio la parola tensione. Che costituisce sicuramente un elemento fondamentale della ricerca della mia vita, perché ricerco sempre la tensione, e elemento narrativo. Infatti il personaggio ha questa volontà, questa ricerca di tensione verso la bellezza, verso ciò che è sublime, verso anche la bellezza del creato, della natura. E quindi c'è anche una dialettica tra l'essere umano finito e l'infinito della bellezza. Naturalmente questo si proietta anche nell'immagine ambientale, no? Quindi questo scenario ambientale dove la natura è protagonista insieme all'uomo, perché poi per l'appunto l'immagine onirica dell'uomo si proietta nella natura e in essa, no? C'è proprio poi uno scambio osmotico uomo-natura, dove per l'appunto il confine diventa quasi impercettibile. In che maniera però successivamente i sentimenti del protagonista vengono fuori, perché poi riuscire a raccontarli emozionando il lettore, decantarli, è compito poi di una straordinaria penna come la tua. Intanto grazie innanzitutto. Allora, è vero, sì, c'è proprio questo processo osmotico e il Aureliano, il protagonista principale, diciamo, profonde nel creato, e ci sono alcuni paesaggi, dalla città di Arles e quindi alcune bellezze storiche medievali, alla natura selvaggia della Camargue e tanti altri ambienti e luoghi, diciamo, dell'anima che sono descritti nel libro. Sì, sicuramente i sentimenti, io ho sempre detto una frase, che i luoghi svezzano l'anima, quindi sicuramente i sentimenti di Aurelian, sia dal punto di vista affettivo per la famiglia che sentimentale, quindi l'amore oppure il senso di mancanza, di perdita, oppure anche quei sentimenti un po' particolari che sono anche il grottesco, che fa comunque parte della vita, ecco, sicuramente sono nati e originati anche dalle sensazioni di alcuni luoghi, quindi sicuramente un viaggio interiore, ma c'è anche molta, molta realtà, e quindi anche l'ambiente sicuramente ha favorito questa profusione di sentimenti. Esatto, perché poi l'ambiente, no, che permette di far scaturire la scintilla, no, di quei sentimenti, proprio il contatto con la natura, viene poi in mente quello che, ecco, un po' Giordano Bruno diceva con l'eroico furore, dove dall'interno dell'uomo si inserisce nella natura, c'è amore e bellezza in tutte le sue forme, e non c'è un distinguo, non c'è distinzione, non c'è separazione, ma altri stadi a metà per l'appunto tra sogno e realtà. Ascolta, ma perché l'idea di quest'opera così particolare? Ecco, allora intanto possiamo vedere Aurelian un po' come un puro folle, quindi c'è un discorso, possiamo dire, primigenio, ovvero questa opera, sicuramente quando si chiede a un lettore, a uno scrittore, come è nata, qual è l'ispirazione, sicuramente è nata da un momento che è il crepuscolo, che è un momento che io definisco insulare, in cui il nostro dialogo interiore è aperto. È puro, è purissimo in quel momento, no? È libero.
libero, esatto. Quindi sicuramente è nata dalla sensazione del crepuscolo e un luogo, ovvero le acque, l'acqua che è sempre un po' un simbolo anche di vita, e quindi ho immaginato queste acque del Rodano. Il Rodano poi è un simbolo storico, folcloristico, ha tantissimi elementi, e quindi ho immaginato questo riverbero del crepuscolo sulle acque del Rodano, e quindi dal luogo poi è nato un po' tutto. Ma una cosa importante è che è nato anche in modo inconsapevole, che a volte si dice, no, i romanzieri fanno una struttura, uno schema, sanno già tutto quello che ci deve essere. No, in questo caso c'è una consapevolezza inconsapevole, perché piano piano è venuto fuori tutto da solo, quindi tutti i personaggi sono stati creati mano a mano, strada facendo, in fieri, ecco. In tutto questo bellissimo mondo, che messaggio vogliamo dare ai lettori in conclusione? Allora, in conclusione, intanto di non chiuderci in una letteratura che sia esclusivamente autoreferenziale. Quindi la citazione dei classici, di chi è stato molto più grande di noi, è fondamentale. E visto che è anche un periodo molto difficile, il contingente in cui viviamo è molto difficile, per sublimarlo, cercare di rifugiarci nella bellezza, nella poesia, nella letteratura, perché siamo degli umanisti e le arti umanistiche sono fondamentali, anche se a volte vengono messe un pochino da parte rispetto a quelle scientifiche. E invece possono davvero restituirti tanto, così come in questo caso la lettura di questo libro, Crepuscolo del sogno, lo ricordiamo, il secondo libro della scrittrice Costanza Marana, oggi qui con noi per raccontarci questa meravigliosa opera a metà tra sogno e realtà, incanto e disincanto, quello del protagonista, ma sicuramente di tutti i lettori che mi troveranno tanto di loro stessi, la loro propria essenza. Grazie davvero, complimentissimi, a prestissimo. Noi ci ritroviamo fra pochissimo, pubblicità. Matrimonio in vista? Scegli lo specialista in abiti da sposa, Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro. Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile. Hai una vasta scelta con più di 200 modelli per tutte le misure grazie alla nostra sartoria interna. Sarà possibile qualsiasi personalizzazione dell'abito. Punto Zero Sposa. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta. Si potrebbe andare da MD a fare la spesa. Cavaliere, che meraviglia, tutti questi colori e profumi. Vedi Antonella, la qualità e la freschezza danno sempre buoni frutti. Sa cosa mi piace di MD? Che ci sono prodotti buonissimi. Buonissimi anche nel prezzo. Certo che da MD c'è proprio tutto. Anche quello che non ti aspetti. Cavaliere, ma come diciamo tutto questo? Come sempre. MD, buona spesa Italia. E oggi a Mattina Live siamo in compagnia di una donna dai molteplici volti e soprattutto dalle numerose esperienze in TV e non solo, modella, ballerina, attrice, un personaggio che oggi conosceremo a 360 gradi e che abbiamo potuto anche apprezzare in TV con e durante L'Eredità. Il commissario Montalbano recentemente è stata tra i protagonisti di Temptation Island VIP. Insomma, oggi qui con noi a Mattina Live per raccontarsi. Buongiorno alla splendida Chiara Esposito. Chiara, buongiorno, che piacere averti qui con me quest'oggi. Buongiorno.
Sei bellissima, Chiara. Allora, io partirei proprio dalla conduzione di The Coach, perché è un'esperienza che ti ha visto protagonista, però raccontaci subito le emozioni che hai provato, i sentimenti, ma soprattutto che cosa ricordi di quell'esperienza? Beh, le emozioni saranno palpabili anche al pubblico che seguirà da casa. È veramente un mix di arte pura e tanta emozione. Debutto come conduttrice televisiva e penso che non potevo avere debutto migliore. Abbiamo terminato le riprese durante i mesi estivi, adesso stiamo andando in onda tutti i giorni, il pubblico ormai si affeziona anche ai concorrenti e non solo, ai coach, è un talent nuovo, un talent che spinge molto e mette in risalto anche la figura dell'insegnante, del professionista, quindi per me è stato un onore. Insomma, rivedermi fa uno strano effetto, lo posso dire, ma io... che effetto ti fa rivederti? Ecco, riesci a recuperare anche un po' quelli che poi sono gli insegnamenti, no? Perché poi vedendosi dal di fuori è tutta un'altra storia. Certo, assolutamente. Sai, rivedersi per vedere un po' il trucco, come è venuto il trucco, l'acconciatura come sta, l'addizione, se una cosa magari potevo dirlo diversamente. Nonostante alcuni pensano, vabbè, ma tu sarai abituata, no, a vederti, ti sei già vista negli scorsi anni, ma il volto cambiano le situazioni, cambia lo studio, quindi ogni volta è come se fosse veramente la prima volta. Tra l'altro, ecco, ti presento come donna dai molti volti, no? Perché sei poliedrica e io vorrei però raccontarlo al nostro pubblico, e lo facciamo facendo un passettino indietro e ricordando i tuoi esordi, no? Che ti hanno visto nel programma L'Eredità. Ecco, indietro in quel tempo, chi era Chiara, quali i suoi sogni nel cassetto? Molti li hai realizzati, li stai portando avanti straordinariamente, però ieri attraverso L'Eredità, che momento ricordiamo di quel periodo? Allora, L'Eredità, oddio, parliamo già di qualche anno fa, 19enne, fresca da diploma, quindi diciamo avevo terminato il mio periodo di studi, arriva questa telefonata, io dico, ma da dove viene questa telefonata? Era uno degli autori che mi ha visto a Miss Italia, perché in realtà l'anno precedente avevo partecipato a Miss Italia, lo sappiamo, è il concorso nazionale per eccellenza, no? Che dà molte opportunità, indipendentemente dal posto in cui ci si ferma. Col mio sesto posto, insomma, il suo lavoro, il concorso l'ha fatto. Sono stata notata da lì ed è arrivata questa telefonata. In Sicilia, a Giarre, in realtà è il paese in cui vivo, avevo finito i miei doveri, i miei obblighi, la scuola, ho detto, ma perché no? Partiamo, facciamo il provino. Lì ho avuto il piacere di conoscere Fabrizio Frizzi, era lui presente ai provini, ho conosciuto poi le mie colleghe. Sono stati due anni che ho fatto parte della famiglia dell'Eredità, è stata la mia scuola, dove si impara tanto e a stretto contatto con grandi professionisti. Non parlo solo di Fabrizio, ma parlo anche di Carlo Conti, di Flavio Insinna, e dunque un po' mascotte, perché la più piccola, L'Eredità mi ha dato veramente tanto. L'Eredità, ecco, però prima parlavi del concorso, no? Prescindendo dalla posizione della classifica, è un concorso che permette di aprire, no, le porte nel mondo dei sogni, comunque in tutti quelli che sono quei talenti che si ha voglia di valorizzare e di portare avanti. È un concorso che ancora oggi tu consiglieresti alle ragazze, considerata quella che poi è stata successivamente la tua carriera? Assolutamente sì, mi sento assolutamente di consigliarlo per tutte coloro che hanno intenzione comunque di fare questo come mestiere, perché non tutte le ragazze che partecipano poi aspirano a diventare attrici, a diventare modelle o a diventare volti noti della televisione, ma sicuramente per chi ha questo come sogno, come obiettivo, assolutamente da consigliare. Io mi sono classificata sesta, è stata un'esperienza fantastica, a prescindere da quelli che poi sono stati i vari epiloghi. Ci si confronta con altre persone, con altre ragazze, il primo impatto, no, con la televisione. Io ti parlo che era il 2016, quindi bisogna essere maggiorenni per partecipare, e talmente ho un ricordo vivo e bello che tuttora io faccio parte dello staff di Miss Italia giù in Sicilia,
presento dall'anno successivo, cioè dal 2017, presento tutte le varie tappe siciliane, selezioni, finali, quindi in qualche modo è come se io ancora accompagnassi queste ragazze. Sei legata. Ma probabilmente perché io sono la prima a crederci, probabilmente, altrimenti non la, lo farei. La prima a crederci, per effettivamente poi da lì tanti progetti a cui hai preso parte. C'è il commissario Montalbano anche come esperienza che possiamo anche ricordare, se ti va, con qualche aneddoto per il nostro pubblico. Ma in realtà ero ancora più piccola quando ho partecipato alle riprese, ero ancora minorenne. Ho frequentato un'accademia di recitazione, dizione, canto e ballo, no? Un po' per avere un'infarinatura di tutto questo, e all'interno di questa accademia è stato fatto questo casting, appunto perché cercavano una figurazione speciale in una delle puntate del commissario Montalbano. Avevo ancora poca preparazione, però ho detto perché no, mettiamoci in gioco, partecipo al provino, e il provino va a buon termine. Parto con mia mamma e mio papà, noi partiamo da Giarre, le riprese si sono svolte a Ragusa, che dire, lì, probabilmente lì è dove ho capito che avrei voluto fare l'attrice. Parte la professionalità non solo dell'attore, del commissario, ma anche proprio l'ambiente che c'è dietro. Il set cinematografico, tutti i tecnici, ti ha affascinato lo subito. Staff, il set, sì, esatto. Un'organizzazione impeccabile, nella perfezione. E quindi ho detto, cavolo, se sono tutti così, mi divertirei a fare questo lavoro. Quindi da lì poi ho concentrato veramente i miei studi. Anche se il mio percorso in realtà sta virando più nello spettacolo piuttosto che nella recitazione. Continuo a studiare, continuo a fare i miei provini, i miei casting, però in realtà si è aggiunta un'altra strada accanto a quella della recitazione, che è quella dello spettacolo, che è quella dell'intrattenimento, che è quella della conduzione. Tra l'altro, ecco, ricordiamo ancora una volta il tuo percorso, perché sei modella, ballerina e anche attrice, ti stai affiancando e stai vivendo il mondo anche della conduzione, quindi possiamo dire che quest'ultimo diventa il tuo abito più comodo, ecco, quello a cui ti senti un po' più a tuo agio. Quali di queste vesti ti senti a casa? Ma sì, probabilmente è proprio questo, Mario, perché magari, allora, nell'essere indossatrice, nell'essere modella, poco mostri quello che sai fare e quello che hai imparato negli anni. Mi diverte sempre tanto, ma è una cosa che si ferma prettamente lì, nell'aspetto, manichino, abito, fine. Stessa cosa quasi per un ruolo. Per un ruolo, essere un'attrice, tu devi interpretare altri personaggi, e in realtà quello che esce di te persona, quale realmente sei, esce poco. Nella conduzione, nell'essere conduttrice, lo saprai meglio di me, metti sempre un po' del tuo. Quindi se hai una battuta da dire, una tua opinione, o comunque avere anche una padronanza del palco, no? Lo fai molto tuo. Ed è penso che sia questo il vestito, chiamiamolo così, in cui esce meglio Chiara, in cui è spontanea, in cui si diverte, in cui mette se stessa veramente. Le proprie esatto, gradi. Ma valorizza anche e mette in mostra le proprie capacità, i propri talenti, quelli che tu hai comunque, Chiara, perché comunque hai studiato, quindi sei ben formata, ti sei formata per appunto tra addizione, scuole di recitazione, di danza, per cui viene fuori tanta la tua preparazione. Chiara, ma quanto è venuto invece di te fuori nella tua esperienza di Temptation Island VIP? È davvero così terribile come vediamo da fuori in televisione? È così sacrificato? Allora, no, vabbè, diciamo che primo reality, quindi forse neanche tanto abituata al mondo della televisione e di Mediaset in particolare, perché comunque tra Rai e Mediaset ho notato delle differenze abissali, non voglio dire quale meglio no, e no, quale no, lascio peggio. Stare, lascio stare. Mi fermo qua. No, dico semplicemente che è comunque stata un'esperienza costruttiva, io la chiamo così adesso, sono passati degli anni, ogni tanto capita anche di rivedermi. Di vero c'è molto, nel senso non mi sento di dire che sia tutto costruito o che comunque lo
ti dicono che cosa fare, perché non è stato così. Allora sono entrata col mio ex fidanzato, siamo entrati veramente molto spensierati, molto tranquilli, non avevamo dei problemi di fondo. L'epilogo comunque è stato positivo, perché non ci sono state infrazioni, chiamiamole così, né da parte mia né da parte sua, siamo usciti insieme, siamo usciti in coppia, siamo usciti più innamorati di prima. E probabilmente, se c'è una cosa che devo ringraziare a Temptation, il grande impatto che ha avuto sul pubblico italiano, sui telespettatori. Io fortunatamente ho avuto un impatto abbastanza tranquillo, abbastanza sereno, i follower sono aumentati a dismisura nel giro di 4 puntate, che messe a confronto a 2 anni di Eredità non competono. Ma ho avuto veramente grande sostegno, e poi si sa, ci sono gli haters, ci sono invece i fan, coloro che creano le fanpage. Qual è il rapporto, ecco, che adesso coltivi con loro? Perché appunto sei seguitissima anche sui social, che con i fan che rapporto hai, ma anche con gli haters a questo punto? Ma io mi diverto tantissimo, ormai la mia pagina è come se fosse una community, diciamo che l'80% dei miei follower sono ragazzine, sono ragazze, quindi mi diverto anche con loro a consigliare, a truccarmi con loro qualche prodotto, a raccontare stralci della mia vita quotidiana. Quindi se c'è magari qualcosa che a me fa piacere o qualcosa che mi è successa, mi piace condividerla con loro, raccontarla. Molte storie, sondaggi, sono indecisa su qualcosa, allora magari chiedo a loro. Un rapporto sano, è come se sì, interagisco con loro tutti i giorni. In maniera spontanea, quotidiana, che appunto rilevano e rivelano la personalità amabile che hai, insomma, te stessa, ti racconti e ti metti a nudo, ma sei spontanea, sincera, poi è quello che fondamentalmente piace al pubblico e piace ai fan, ed è per questo motivo che poi c'è questa fidelizzazione chiara. Ma quali sono i tuoi prossimi progetti, ecco, che possiamo raccontare? Quale sogno ti piacerebbe realizzare di qui a breve tempo? Ma allora, se ci fossimo conosciuti qualche mese fa, ti avrei detto l'attrice. Adesso mi trovo con una doppia chance, con una possibilità che è appunto quella dello spettacolo, che è quella della conduzione. Non dico gatto se non ce l'ho nel sacco. Diciamo che ci sono dei progetti che sono in fase di valutazione e spero si concretizzino nel miglior breve tempo possibile. Nel frattempo sto studiando, quindi a breve, ad aprile, io mi laureerò, prenderò la laurea magistrale, quindi concluderò il mio percorso di studi, tornerò a Milano, che ormai è la mia sede principale, ho lasciato la mia bella e calda Sicilia, di questa cosa mi dispiaccio sempre un po', però il lavoro spesso tiene fuori casa, e quindi insomma cercheremo di portare a termine dei progetti molto carini. E noi te lo auguriamo, quindi un mega in bocca al lupo per la tua carriera lavorativa, e chissà, magari a mondo della conduzione ci sarà anche quello che riguarda l'attrice mondo, no, attoriale, quindi che possono camminare di pari passo. Quindi in bocca al lupo davvero per tutto, ma soprattutto anche per la conclusione dei tuoi studi universitari. Grazie davvero. Grazie a voi, Esposito, grazie per essere stata con noi. Complimentissimi, un bacio da Napoli e a prestissimo, Chiara. Noi ci ritroviamo fra pochissimo, pubblicità. Si potrebbe andare da MD a fare la spesa. Cavaliere, che meraviglia, tutti questi colori e profumi. Vedi Antonella, la qualità e la freschezza danno sempre buoni frutti. Sa cosa mi piace di MD? Che ci sono prodotti buonissimi. Buonissimi anche nel prezzo. Certo che da MD c'è proprio tutto. Anche quello che non ti aspetti. Cavaliere, ma come diciamo tutto questo? Come sempre. MD, buona spesa Italia.
Cerimonia? Evento importante? Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49. Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure. Punto Zero, punto e basta. Ben trovati Cucinando con MD, la ricetta quest'oggi che Chef Ferio preparerà è già lì tra le sue mani, Chef Ferio, perché lo vedo già all'opera. Ben trovato Chef, buongiorno. Buongiorno Mary, buongiorno. Io lavoro sempre. Tu lavori sempre, non ti fermi mai, non ti stanchi mai, ma soprattutto vedo tanti ingredienti qui in bella mostra, Chef Ferio. Aiutami. Pochi ma buoni. Oggi facciamo un antipastino, un entrè, un secondo, dipende dalla grandezza in cui lo serviamo. Okay. Quindi parliamo di, in questo caso oggi, di una cupoletta, ma la si può definire un tortino di salmone, patate, zucchine e mazzangolle. Certo, quindi, c'è di tutto, chef. Ci sono materie prime importanti. Esatto. Quindi io nel frattempo sto grigliando un po' di zucchine, ma non mi servono grigliate, ma mi servono solo appassite. Il perché? Perché devo foderare questo questo letto. E infatti, se ci fai caso, quando tagli le zucchine sono rigide, le vai a mettere nel pilottino e si spezzano, mentre così le ammolliamo un poco, le facciamo diventare morbide e flessibili. Vedi? Quindi primo step per questo film, ammorbidiamo. Esatto, ammorbidiamo le nostre zucchine per foderare il nostro pilottino. A mo' di croce. A mo' di croce. Quindi quella non ci occorre, ci serve magari per coprire dopo. L'ho fatta per riserva nel caso si rompeva qualcosa, ero già pronto all'uso. Allora Mary, ingredienti. Zucchina. A quadrettini piccoli. Vedi? Questa è una ricetta che prende vita dalla tua ispirazione, chef, pensando a cosa? Dalle richieste dei miei commensali, Mary. 1000 richieste al giorno e io cerco di accontentarli a tutti quanti. Intanto mi piace vedere allora, che facciamo tagli un taglio regolare. Questo taglio, il esatto. Taglio delle. Vedi, la padella già è bella rovente, l'inseriamo senza olio, glielo mettiamo dopo l'olio. Squadriamo la patata ed evitiamo di sbucciarla, Mary. Questa è una patata alla Mary. Con tutta la buccia. Senti difficoltà a tagliare le patate. Allora, guarda, l'ho lasciata con la buccia perché, non perché sono pazzo o perché non ho voglia, ma... Ti piace quella croccantezza che ti restituisce la buccia? No, sono patate nuove. Quindi no. Patate nuove in realtà si mangiano con la buccia, però esatto, a me sempre la buccia sono piene di sostanza. Però dicono che sia buono. È buonissima. Quindi, le patate basta poi sciacquarle, sai che... Perdono un po' d'amido. Esatto. Quindi andiamo a saltarle. Adesso gli aggiungiamo un filo d'olio. Giusto un pochino, vedi? Un po' di sale. Quindi zucchine, patate, cubettate, piccole, di modo che possano avere una cottura uniforme ed omogenea. Esatto. E andiamo avanti nella preparazione. Andiamo avanti.
le nostre mazzangolle. Okay, guarda, terzo sono step, belle, guarda. Terzo step. Giganti, guarda. Giganti, sono belle, veramente, vedi? Chef. Vedi? Allora, andiamo. Mazzancolle, zucchine, abbinamento perfetto, ma con la patata poi diventa ancora ma un po' più dolce. Ma le patate ci servono come piedi di pino, quindi non andiamo a intaccare nessun sapore, perché hai visto, l'olio l'abbiamo inserito dopo, sì. Rilasciamo la sua croccantezza, nel frattempo l'abbiamo rosolata in modo che la patata e le zucchine si sono belle brasate, vedi? Andiamo a foderare il nostro pirottino. Quindi primo step, esatto. È stato realizzato. Salmone affumicato. Quindi in questo caso ho usato il salmone affumicato, ma possiamo usare benissimo del salmone fresco. Vedi? Lo foderiamo per bene. Che bel contrasto anche di colore, chef. Eh sì, poi ti faccio vedere il risultato finale, Mary. Vedi? Ogni tortino necessita di 2 gamberoni. Quindi io in questo caso lo metto crudo, perché dopo il tortino andrà nel forno per riscaldato, statico o ventilato. Statico lo mettiamo qualche grado in meno, quindi a 170 gradi, 7-8 minuti ed è pronto. Quindi la mazzangolla la puliamo, la visceriamo e gliela mettiamo come fondo, vedi? Spegniamo e andiamo a inserire il nostro ripieno. Poco, perché? Perché andiamo a inserire l'altro mazzangolo. Cioè, una vera e propria piccola creazione, una piccola, infatti, opera d'arte, chef. Io ti ammiro e guardo e contemplo. Ma come dicono a Bergamo, è cinerevoziuno. A Bergamo, Bergamo alto. Quindi, è saporito, saporito. È cinerevoziuno. Quindi, piccolo, ma bello. Lo andiamo a rivestire, vedi? Questi qua si possono preparare anche il giorno prima, Mary. Però invece dei gamberi crudi, per sicurezza, andiamo a spadellare un attimino. Ti faccio vedere il risultato finito che mi sono preparato, vedi? In questo caso ho usato un simblat in silicone, quindi una forma in silicone a forma di cupola. Noi li inseriamo, ecco, dopo la preparazione? Con il forno, questo lo inforniamo tutto, mm-hmm. 180 gradi. 7-8 minuti ed è pronto. Io ho preparato la cupoletta. Poi vogliamo fare un cubotto? Usiamo le forme a forma di cubo. Quindi, come ti piace, così lo serviamo. Mary, sembra così semplice. È semplice, ed è semplice. Bisogna dedicargli un po' di tempo, chef. Questo bisogna dirlo. Sì. Quindi dovete avere la pazienza di voler preparare questa pietanza, perché un po' di tempo necessita. Esatto. Però diventa anche una pietanza. Noi lo decoriamo. È un modo per stare insieme alla famiglia, ecco, magari un sabato sera o venerdì sera, dinanzi anche ad un film da vedere, abbiamo la preparazione di questi mini finger, che tra l'altro ci portano un gusto al palato molto molto raffinato, direi, chef Ferio, ma al contempo anche leggero, se vogliamo, no, è chef? Molto delicato. Abbiamo usato, guarda, l'opera d'arte continua, abbiamo usato delle riduzioni di zucchine e pomodoro San Marzano. Quindi andiamo ad aggiare il nostro. Come lo consigli? Tortino. Come consigli di mangiarlo? Temperatura ambiente, caldo? Caldo, bollente, appena esce. Lo andiamo ad accompagnare. Non finisce qui? No, guarda, che finisce qua. Con un po' di crauti croccanti, come abbiamo detto l'altra volta, semplicissimi da realizzare. Sono marinati ma non cotti. E un po' di scarola, che vicino al pesce non guasta mai, no Mary? Mm-hmm. Allora, chef, mi ricordavi che se non avessimo il salmone affumicato possiamo scegliere quello fresco. Anche il salmone fresco lo possiamo sostituire con dei filetti di pesce bandiera, pesce a sciabola, lo possiamo sostituire con del pesce spada. Lo sai che il pesce spada mi piace? Con una bella ricciola, poi ecco, se sapete sfilettarla sottili va bene, altrimenti vi fate aiutare da qualcuno in pescheria, ci sarà sempre qualcuno. Tonno è più difficile perché il tonno fresco si sfalda. Si sfalda, quindi non riusciamo ad avere lo stesso risultato. Potrebbe risultare un po' più difficile nell'assemblare. Però poi andiamo a completare con delle mandorle tostate. Wow, proprio un bel fiocchetto. Un filo d'olio. Mary, come detto, 4
ingredienti, ma importanti in questo caso, vogliamo riusciamo, ripetere, sì, riusciamo a realizzare un piatto eclatante. Questo può essere anche una bella idea per le vacanze natalizie, no? Per le cene sì, che si faranno un piatto, sotto Natale. Un piatto nobile, un piatto nobile, elegante, raffinato, esatto, che sicuramente susciterà stupore al commensale e nell'occhio, no? Proprio visivamente. Ma pensa, l'accompagnato. Ma anche come bontà. Ma guarda, lo si può completare, tipo, dare un'idea, una zeppolina alle alghe sulla crema di zucchine, poi? Un gambero pastellato sulla crema di zucca, ma andrebbe bene anche una mozzarella impanata, una mozzarellina impanata con un pane opaco, bello croccante, sul pomodoro, quindi abbiamo creato un bel antipasto. Pronto già per le feste natalizie. Pronto per le feste natalizie, no? Però questo è proprio un antipasto, stile ma mangiando sul serio. Ma diciamo di lo sì, diciamo che sì, il tuo diciamo ristorante sì, mangiando sul serio si trova non a due passi da Vulcano Buono, perché in realtà questa creatività esplode proprio nel tuo ristorante, chef, tutto quanto da te sì, detto. Sì, diciamo, questi sono piatti però creati per le esigenze dei miei commensali, perché mi chiedono dei piatti leggeri, ma con ingredienti importanti, quindi cerco di realizzarli in questo modo. Il gambero rosso di Mazara, per esempio, si può mettere all'interno, possiamo mettere una bella coda di scampo tirata in padella, sale e pepe, a voglia, frutti di mare, a voi la fantasia, a voi la fantasia veramente, lo possiamo decorare e farcire come vogliamo. Vista l'idea, troviamo subito la soluzione. Ripercorriamo velocemente perché allora Mary, pochi ingredienti, quindi mazzangolle, zucchine e patate, abbiamo rosolato abbiamo grigliato le fette di zucchine giusto per ammorbidirle, per foderare il nostro cestino. Dopodiché abbiamo spadellato in padella con olio extravergine, senza aglio, senza peperoncino, patate e zucchine, giusto croccanti, quella cottura delicata. Abbiamo farcito il nostro tortino mettendo prima una mazzangolle bella scusciata all'inizio, in modo che quando l'apriamo la prima cosa che incontriamo è la mazzangolla. Poi facciamo uno strato di verdure, quindi patate e zucchine, e la andiamo a chiudere con un'altra mazzangolla. Abbiamo foderato, foderiamo poi tutto, chiudiamo, forno prescaldato, 170-180 gradi, 6-7 minuti, lo serviamo caldo, le riduzioni se le vogliamo mettere, ci sta bene anche una bella panna acida, fantastico sotto, di misticanza croccante. E poi abbiamo questa pioggia di mandorle tostate. Mandorle tostate, ma se possiamo mettere qualsiasi cosa, una granella di pistacchio che è di moda ultimamente. È vero. Insomma, quindi, l'unica cosa che mancherebbe, guarda, una fogliolina di menta, così all'apice qui. All'apice, proprio in giusto vetta. Per ricordare la freschezza, il pesce, il salmone. Basta. Ma te l'ho detto che sei bravissimo, chef Ferio. Tutti i santi giorni, in questo caso me ne pigli complimenti perché è un bel piatto. Un tripudio di bontà, un tripudio di sapore, ma anche di bellezza, insomma, da provare, da replicare nelle vostre case, nella vostra cucina, perché sicuramente l'effetto wow sbalordirà i vostri commensali. Quello è sicuro. Eh? Intanto, chef, nel caso non avessimo voglia, veniamo a trovarti al ristorante Mangiando sul Serio, perché piacere, davvero la degustazione, la creatività la fa da padrona. Grazie, chef Ferio. Grazie a te, davvero. Buon appetito a tutti. E noi ci ritroviamo sempre puntualmente nel Cucinando con MD tutti i giorni verso le 12:50. Intanto, buon proseguimento di giornata. Baci di Mariu. Ciao.